Firenze, 1840. Prende alloggio in città il famoso scrittore francese Alexandre Dumas. Poco tempo e viene coinvolto in un'ambiziosa iniziativa editoriale bilingue, la Galerie de Florence. È una monumentale opera a fascicoli per raccontare e promuovere le gallerie degli Uffizi. Il cuore dell'opera è una raccolta scelta di vite di pittori, i cui ritratti si conservano agli Uffizi. A scrivere queste vite è lui, l'autore del Conte di Montecristo e dei Tre Moschettieri. Tra i pittori da raccontare c'è Giorgione. Dumas si accosta alla sua biografia, ai suoi silenzi, ai suoi misteri. Ne è affascinato, intravede il filo di una trama. Ecco dunque il grande maestro di Castelfranco, narrato da uno dei più grandi romanzieri di tutti i tempi. Un contributo straordinario alla storia del mito di Giorgione. Una vita misteriosa e inafferrabile quella di Giorgione, che diventa un brevissimo ma palpitante romanzo. Il Museo Giorgione propone una mostra che racconta un racconto, mettendo in scena e decifrando il Giorgione di Dumas, e presenta al pubblico l'edizione francese e italiana di questa singolare biografia d'artista.